Bentornati ragazzi in un nuovo video. Spesso sotto i video analisi che faccio o in stream mi chiedete come faccio ad analizzare un matchup in bot e determinare a grandi linee quale sarebbe il playstyle corretto da seguire per una o l'altra. A proposito di analisi, le trovi sul canale secondario, quindi corri a iscriverti. Intanto che ci sei, passa anche dai link in descrizione che trovi di tutto, Insta, Twitch, Discord, pizza gratis, di tutto, una roba impressionante. Basta stronzate, iniziamo, dai. Imparare ad analizzare un matchup è importante per riuscire a capire a priori le proprie condizioni per vincere la lane, o almeno evitare di perderla in modo disastroso. Bisogna imparare la base dei playstyle dei campioni, che si possono classificare in uno di questi playstyle: all-in, trade e poke. Ognuna di queste categorie ha i propri punti di forza e le proprie debolezze, oltre che un insieme di regole da seguire per evitare di commettere errori. I campioni da all-in sono campioni con ingaggi pesanti, come i support tank, oppure con danni sostenuti, come Tristana e Kalista. Ottimi appunto per trade lunghi o per fare 100-0. Questi campioni puntano principalmente ad ingaggiare gli avversari e completare il trade con delle kill e non con un semplice vantaggio in HP. La prima regola per poter giocare una buona fase di linea con un campione da all-in è mantenere un alto quantitativo di vita. Infatti se questa scendesse troppo, non riuscireste più ad ingaggiare gli avversari, rischiando di farvi uccidere prima di applicare i vostri danni. Per fare ciò dovete evitare di prendere danni inutili dai poke nemici e posizionarvi bene. Il secondo punto è sapere quando ingaggiare. Il fatto che un campione da all-in sia meglio di uno da poke o da sustain in un all-in non significa che li vincerete in automatico. Minion, le torri, il jungler e le ricariche delle varie abilità e summoner spell sono molto importanti per essere certi di non fallire. Nei livelli più bassi i minion sono molto pericolosi perché i campioni hanno poche resistenze e pochi HP. Questo significa che ingaggiare un nemico in mezzo a una sua wave enorme potrebbe uccidervi. Le torri fanno moltissimi danni ed è ovvio dirvi che ingaggiare sotto una torre è molto pericoloso, ma allo stesso modo è rischioso vicino ad una torre, perché l'avversario potrebbe indietreggiare subito impedendovi di seguirlo e magari rispondendo ai vostri danni con le proprie abilità, senza contare che siete una facile preda per un gank del jungler nemico. È importante tenere conto della posizione del jungler, infatti, se ingaggiate, ed essere certi che non possa intervenire o finirete per trovarvi in minoranza. L'ultimo punto, ma forse il più importante, è la ricarica delle abilità, non tanto per le proprie, che è ovvio che se ingaggiate senza avere abilità pronte non finisce bene, ma di quelle avversarie. Infatti aspettare che un campione nemico sprechi una delle sue migliori abilità, come uno stun o uno scudo, vi può dare un gran vantaggio per il vostro ingaggio. I campioni da trade sono campioni con alte quantità di danno in un breve periodo, che gli permettono di fare danni senza doversi lanciare completamente contro i nemici, come Lucian o Draven. Il caposaldo di questa categoria è capire quando un trade è vinto, ovvero capire quando, una volta fatto il trade, avrete più HP dei vostri nemici e avrete fatto più danno. Il modo più semplice è aspettare che l'avversario usi la sua abilità da trade più forte sui minion, come un Lucian che usa una Q per farmare. In questo modo non avranno molti danni con cui rispondere. Uno un po' più avanzato invece è tenere conto di scudi e cure. Se potete scudarvi, potrete parare parte dei danni nemici e quindi vincere più facilmente il trade. Se invece potete curarvi, sapete che se anche perdete un minimo di HP in più dell'avversario, potrete recuperarli subito, finendo comunque in vantaggio. Ultimo e più complicato è capire effettivamente quando li vincete in base a che campione giocate, quale avete contro e che oggetti ha ognuno. I giocatori più bravi infatti riescono anche ad imparare quando un campione X riesce a fare più danno di un campione Y e che oggetti sono necessari perché ciò accada. Purtroppo questa è una cosa che viene con l'esperienza e non ci sono scorciatoie da spiegarvi. Un altro modo per giocare bene questi campioni è sfruttare le distrazioni. Il vostro avversario non sarà sempre pronto a rispondere ai vostri danni. Ogni tanto starà facendo altro, pensando ad altro, e quel singolo momento vi basta per prendere un vantaggio. Il metodo più classico è colpire i nemici quando si avvicinano per farmare. Se sono impegnati ad attaccare un minion non potranno attaccare voi. Oppure mentre attacca un alleato. Una di carry che sta attaccando il supporto nemico non potrà rispondere all'attacco dell'altro ADC. O ancora, sfruttare la visione nei cespugli, uscire dall'erba, usare le proprie abilità e poi rientrare impedisce ai vostri avversari di bersagliarvi se non hanno i riflessi pronti. I campioni da poke invece sono campioni con una gittata alta che riescono a infliggere danno senza subirne indietro, come i support maghi o enchanter, oppure ADC come Caitlyn e Ashe.
L'unico vero modo per giocare bene un campione da poke è conoscere il proprio poke potential, cioè capire quando e come potete pokare, che abilità vi serve, quanto lontano può colpire e quando gli avversari non possono rispondere. Un modo semplice per capire la vostra gittata è memorizzare quella che vedete mostrata dai puntatori. Badate che anche gli attacchi sono utili per pokare. Capire se un nemico può rispondere ai danni invece è più semplice, infatti dovete solo chiedervi se ha abilità da poke o da ingaggio, visto che entrambe vi obbligano a ricevere dei danni, ed aspettare che le abbia in ricarica o che sia in una posizione dove non può utilizzarle. Esattamente come i campioni da trade, anche per questa categoria sfruttare le distrazioni è un ottimo modo per portarsi a casa un poke pulito e ben eseguito. Quindi come prima concentratevi sulle distrazioni dei giocatori avversari, come farm di minion oppure il colpire un altro vostro alleato o fare altro. Ora che abbiamo visto tutte le categorie è importante capire come si interfacciano l'una all'altra. Partiamo sempre dai campioni da all-in. Sia quando giocati contro campioni da trade che da poke, l'importante è evitare danni inutili. Infatti, se il vostro potenziale è completamente basato su un fight prolungato, significa che non riuscirete a pareggiare i trade e tantomeno a rispondere al poke. E, come spiegato prima, più HP perdete, meno pressione ottenete. Per i campioni da trade la storia invece è diversa. Quando giocate contro campioni da all-in, dovete cercare di tradare sempre quando possibile. Per farlo, dovete essere certi che non possano ingaggiarvi e che quindi non abbiano le loro abilità principali. In questo modo li forzerete ad un trade corto e, continuando così, li porterete sotto la soglia critica, dove potrete poi ucciderli. Quando invece siete contro campioni da poke, dovete evitare di farvi danneggiare quando non avete modo di tradare e forzare i trade quando invece avete le abilità che vi servono. Anche qui più HP perdete dal poke, più i vostri trade ne risentiranno. I campioni da poke invece sono abbastanza generali e già vi ho accennato prima come si devono comportare, ovvero sia contro campioni da all-in che campioni da trade devono assicurarsi di poter fare i propri danni senza rischiare risposte dagli avversari, il che vuol dire che dovete sfruttare le ricariche nemiche e la differenza di range per colpirli. Un ultimo importantissimo punto che mi sono tenuto per voi che guardate tutto il video è: molti, se non tutti, ADC e support rientrano in più di una di queste categorie, alcuni in tutte e tre addirittura. Esattamente, signori, molti campioni rientrano in più di una categoria e spesso non sono neanche fisse da inizio partita. Ci sono campioni che diventano da all-in solo dopo un certo livello o da trade dopo aver acquistato un certo oggetto. C'è da specificare però che anche se fanno parte di più categorie è difficile che abbiano lo stesso potenziale. In pratica un campione da trade e da poke potrebbe essere molto forte nei poke e semplicemente mediocre nei trade, o il contrario. Anche qui è l'esperienza a farvi capire chi sa fare cosa. L'esperienza è un super canale Uncut dove carico le analisi, dove all'inizio spiego sempre questa cosa per tutti i matchup. Mamma mia, iscriviti subito al canale secondario che lì fai esperienza a mille ebbe. Benissimo ragazzi, con questo abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate il like, la campanella e di passare dai social in descrizione. Ok, a me è tutto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli!